occhio, 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 oh mamma mia, occhio che forse ci siamo, occhio, occhio che siamo liberi, lo dico, siamo liberi, il Napoli è libero, il Napoli è libero, il Napoli sta facendo qualcosa, ma il Napoli deve fare qualcosa in maniera giusta, in maniera corretta, non in maniera affrettata. Adesso ci arriviamo, fatevi salutare. Hola hermanito, sono GA7, quello che tiene le tette, le racchette, le lavagnette, le rocchette, non le manette, perché non ho le mitragliette ed anche la intro più cringe e meno divertente di tutta YouTube Italia, e benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo della questione Rudy Garcia e nuovo allenatore del Napoli. Nel frattempo ci sono tutte le luci natalizie intorno, come immagino possiate vedere, non capisco perché si veda, ecco, così molto meglio, così molto 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 meglio. Ragazzi, lo dicono ormai tutti quanti, Rudy Garcia è ad un passo dall'esonero, il comunicato dovrebbe arrivare oggi, non so se in mattinata, nel pomeriggio, nella sera, non lo so, ma il comunicato dovrebbe arrivare oggi. Da quello che si evince, il comunicato dovrebbe arrivare nel momento in cui si sarà trovato l'accordo con l'allenatore nuovo. Il Napoli esonera quindi Rudy Garcia, secondo me con almeno un mese di ritardo, perché doveva essere esonerato nella sosta scorsa, perché Rudy Garcia per me andava esonerato per la Fiorentina, andava esonerato dopo la difesa 6 col Braga, andava esonerato dopo la partita con l'Union Berlino, dopo la partita con, adesso non ricordo neanche, ma il Napoli ha fatto una quantità di partite, la partita col Genoa imbarazzante, la partita col Milan imbarazzante, il Napoli ha fatto una quantità di partite ignobili che veramente non riesco neanche a contare, e come al solito poi gran parte della tifoseria si è fatta vindolare dei risultati, poi magari vinci 4-0 di qua e vinci 3-1 di là, mamma mia, mi sono appena ricordato il secondo tempo di Verona e penso che mi sia caduto il cazzo, vi giuro, mi sento che mi sia caduto il pisello, ragazzi, mi è caduto il pisello, ho pensato al secondo tempo col Verona e mi è caduto il pisello, mi sono appena ricordato che abbiamo deciso di difenderci dietro invece di andare a mangiargli in testa a questi qua, invece di provare a fare l'impossibile per fare il terzo, il quarto, il quinto, il sesto gol, mamma mia che cosa mi sono ricordato, un allenatore non all'altezza del Napoli, perché parliamo di un allenatore non all'altezza del Napoli. Quest'estate si è deciso di avallare la mediocrità, ragazzi, quest'estate noi al 16 di luglio, se non mi sbaglio, eravamo senza direttore sportivo e si parlava del fatto di continuare senza direttore sportivo, ricordiamocela questa cosa, si parlava di non avere un direttore sportivo, di avere il direttore sportivo direttamente poi per la stagione prossima. Noi a metà calciomercato non avevamo il direttore sportivo, questa è una cosa che può succedere forse in terza categoria, ma non di certo nella squadra campione d'Italia. Poi abbiamo preso Mauro Meruso, che è uno che nessuno conosce, uno che non aveva fatto bene allo Spezia, è uno che dà la sensazione di capa di legno, perché dà la sensazione di capa di legno uno come Mauro Meruso. È stato scelto un allenatore che è stato esonerato in Arabia Saudita, che le cose migliori le ha fatte vedere 10 anni fa, che non si è mai evoluto, che ha sempre avuto problemi con lo spogliatoio, che ha avuto spogliatoi contro, che ha litigato con Cristiano Ronaldo, che ha litigato a Roma, che aveva tutto lo spogliatoio contro a Roma, tant'è vero che la Roma ha giocato, tutta la squadra ha giocato contro e ha perso contro lo Spezia, che all'epoca stava in Serie B ai calci di rigore uscendo dalla Coppa Italia. Il Napoli ha scelto di prendere questo allenatore perché? Perché tutti hanno detto di no, perché tutti quanti hanno detto di no ad Aurelio De Laurentiis, un mix di magari non voler accettare di susseguire a Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli dopo quanto fatto, perché non sarebbe stato facile, ma sicuramente misto anche al fatto che o non sono stati offerti i soldi giusti o non sono state date garanzie sul calciomercato e sui rinnovi dei calciatori, perché poi quest'estate tanto si parlava di Okop Miners o il rinnovo di Zielinski, o Kop Miners e Zielinski, Kop Miners e Gabri Veiga con Zielinski che se ne va. Alla fine Kop Miners non è arrivato, Gabri Veiga non è arrivato e Zielinski non ha rinnovato, Osimhen ancora non ha rinnovato. Diciamole sempre queste cose, perché queste cose vanno dette,
De Laurenti sui risultati, ragazzi, secondo me sui risultati a Napoli è quasi incredicabile, perché ha raggiunto dei risultati incredibili, ma su, quando si sbaglia, quando si fanno degli errori, bisogna dirlo, perché tu questa, a parte che tu paghi questo 2,5 milioni all'anno, io trovo questa cosa incredibile. Infatti secondo me non è stato tanto un problema di soldi e di stipendio quanto di garanzie sul mercato e sul trattenere i giocatori, perché secondo me questo è stato, come lo stesso motivo, il motivo per cui secondo me Conte ha detto di no, perché Conte, se voleva godersi la famiglia, non entrare a stagione in corso, non va neanche a parlarci con De Laurentiis, dice guarda io non voglio entrare a stagione in corso, invece è assodato, lo sanno tutti, che Conte e De Laurentiis abbiano parlato. In ogni caso si sono fatti degli errori secondo me madornali, frutto dell'essere presuntuosi, del sentirsi superiori a tutti. Si parlava, si diceva che questa squadra potesse allenarla a chiunque, quando in realtà non è assolutamente così, e quindi adesso non si può sbagliare più, non si può sbagliare come si è sbagliato quest'estate, e bisogna prendere un allenatore che giochi a calcio, un allenatore che valorizzi questi ragazzi, che sono una squadra tecnica, che deve giocare a pallone e che abbia delle idee, ok? Idee che siano consone, idee che siano in linea con quelle che sono le caratteristiche della squadra e con quelle che sono attualmente, quello che è il DNA del Napoli, sia come piazza che come squadra, perché Napoli è forgiato, a parte che per me nel 2023 si ha da Jugo pallone, si deve giocare a pallone, fa il primo gol, devi cercare il secondo, cerca il terzo, poi chiaramente non tutti la pensano allo stesso modo, si possono avere visioni differenti, ma di certo non puoi pensare di non parlare di pallone in conferenza stampa, non puoi pensare di mettere la difesa a 6, che è un concetto che non riesco neanche a concepire. Diciamole le cose come stanno. In questo momento in Paul sembra esserci Igor Tudor, che secondo me sulla piazza è uno di quelli più validi, non è il mio preferito. Io chiaramente farei carte false per avere Antonio Conte, andrei in ginocchio ad Antonio Conte a chiedergli per piacere: vieni da me, ti do tutti i poteri che vuoi, tutti i soldi che vuoi, tutto il calciomercato che vuoi, e lo proverei a convincere in tutti i modi, perché sarebbe l'unico che ti dà la certezza, perché Antonio Conte è quello che dà la certezza di fare bene, perché non è vero che non vuole entrare in corsa, perché se tu gli dai quello che lui vuole, lui arriva in questo momento, si casa pure in queste situazioni. E non mi dite Conte uno che non, cioè, Conte uno che parla di pallone, Conte uno che si è evoluto tantissimo, Conte uno che cambia spesso il modo di giocare, Conte uno che ti valorizza la rosa e che, vero, te la spreme fino al midollo, tutto quello che volete voi, però è uno che ti raggiunge sempre l'obiettivo e qualcosa in più. Questo è Antonio Conte, questo è sempre stato Antonio Conte. Gagliardo mi caserebbe tantissimo, mi caserebbe veramente tantissimo vedere Gagliardo al Napoli, anche se di base penso che un allenatore italiano sia sempre la strada da percorrere, la strada giusta. In futuro vorrei vedere magari un Palladino, un Thiago Motta, comunque questa gente qua, Gagliardo sarebbe molto molto figo, Gagliardo è pure libero. Accantonerei Walter Mazzarri e Fabio Cannavaro, con tutto che gaserebbe magari il ritorno di Mazzarri, Fabio Cannavaro, il fatto che è napoletano, ma comunque secondo me non sarebbero scelte tatticamente coerenti e tatticamente sensate. Igor Tudor, perché parliamo di Igor Tudor, che in questo momento sembra essere quello più vicino e più adatto, è vero, fa la difesa a 3 principalmente, nonostante comunque in carriera abbia fatto anche la difesa a 4, abbia giocato in più modi. Io in questo momento non mi concentro tanto sul modulo quanto sulle idee e il fatto che io voglia vedere questi ragazzi essere allenati, sapere cosa fare in mezzo al campo. E Igor Tudor è un rischio per il solo e semplice fatto che io Tudor per 6 mesi me lo prendo. Un contratto fino al 2025, onestamente, come si parla, non so se glielo farei, no? Io non ripartirei da Tudor, che tra l'altro quando è entrato in corsa ha sempre fatto abbastanza bene, quando è stato confermato non è che abbia fatto sempre benissimo, però comunque le sue squadre sono squadre che ti affrontano uomo a uomo a tutto campo, squadre che corrono
tantissimo, che sanno cosa fare in mezzo al campo, che ti sfiancano. Sicuramente potremmo vedere magari uno Stewart valorizzato, un Nathan valorizzato. Sarebbe interessante pure vedere Zanoli in queste situazioni. Lobotka bisogna vedere quali sarebbero poi le eventuali idee di Igor Tudor, se cambia modo, sicuramente cambierebbe nel caso modo di giocare, nel caso in cui dovesse venire a Napoli, perché è quello che effettivamente richiede la rosa, perché la rosa è una rosa tecnica che deve tenere sempre il pallone. Non che Igor Tudor non sia uno che disdegni il tenere il pallone, però è uno che fa del carattere una delle sue caratteristiche principali. Ripeto, gli uno contro uno a tutto campo, anche ripartenze veloci, transizioni veloci. La cosa che mi fa piacere è che comunque è un allenatore che ha delle idee, che sono chiare, e che le sue squadre in mezzo al campo sono organizzate sempre e rompono il cazzo sempre. Sarebbe la scelta, diciamo, tra virgolette, sensata, la scelta per quelli che sono gli obiettivi a questo punto dichiarati, ovvero di entrare in Champions League, perché se vuoi lottare per lo scudetto serve altro, a parte che in questo momento stai a meno 10, stai, il più ci pensi più veramente mi viene il ribrezzo, e tutti quanti quest'estate dicevano che fosse tutto a posto, era tutto perfetto, siamo a più 16, campionato ricomincia con tutti quanti a 0 punti, ricordatevela sempre questa cosa. Detto ciò, mi raccomando ragazzi, fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, in descrizione troverete Facebook, Instagram, Twitter, tutto quello che volete sarà lì giù, troverete anche GA7 Shorts, il mio canale pubblico Teleclip, Eventi Iconici, momenti divertenti del canale, i top preferiti. Noi ci vediamo la prossima volta, tutta la vita, forza Napoli.